Ciao Fabio. Alberto, senti, l'hai viste queste sardine in TV dagli Stati Uniti? Ma hai visto queste Sì, piazze piene? simpatici. Niente di spontanee, no, ragazzi? Insomma, spontanee, dici tu, perché qualcuno punta a Prodi come l'organizzatore, che dici tu? Ma non conoscono Prodi. Primo, Prodi è un organizzatore del piffero, capito? Cioè, Romano Prodi non organizza, quindi ci dovrebbe essere qualcuno legato a lui che lo fa. Io sono stato a casa sua ieri scorso, guardavamo robe sulle sardine e c'era sia lui che la Flavia che erano molto interessati a imparare dalla televisione. Non mi sembrava che fosse sulla palla, devo dire. Proprio. No, perché appunto la signora Flavia con la sua presenza ha innescato questi così Ah, pettegolezzi che perché Prodi non è andato, perché tra l'altro non mi sembra fosse nemmeno in Italia, ma comunque era in Cina. esatto. E quindi la presenza della moglie, diciamo, alcuni lo hanno interpretato come un segnale. Peraltro uno degli organizzatori, adesso non mi ricordo il nome, aveva lavorato con Prodi in uno di Allora, questi spieghiamo, squisti sì, aveva lavorato per Nomi, ma scherzo, esatto, per Nomi è grande no, come un bottone, capito? Ossia, capita che qualcuno passi di lì, no? Figurati, comunque assolutamente. Romano capacità organizzativa è zero, la Flavia di tutta la famiglia da cui pensare, no? Li ho visti Quindi niente, sinceramente, allora diciamo così, questa traccia no, è del tutto Romano. inutile percorrere. Ma che te ne sembrano, insomma, che percezione hai tu vivendo le questioni italiane attraverso i media e la televisione che si vede? Salvini polarizza, no? Esatto. Capito? Questo è Salvini polarizza. Si sta creando però un fronte anti-Salvini che è esteso, sai? Non... Poi hai visto gli ultimi risultati? Cioè, primo Quali dici? Conte, pubblicati oggi, mi sembra. Ah, sì. Primo Conte, seconda la Meloni. E Salvini sotto la Meloni. Questo pure è un mistero, cioè non cioè che la Meloni abbia questa popolarità, Sì, ma a la me Meloni non ha sembra mai una. fatto errori. Sì, la Meloni non fa errori, non dice castronerie. No, le dice solo che appaiono meno evidenti Sì. perché non ha mai governato, quindi non se, ma, per esempio, te ne dico una, lui che si scaglia, lei che si scaglia contro i provvedimenti pipipipa, che aveva fatto il governo Monti, guarda caso, li ha votati pure lei. Cioè, capito? Poi, siccome questi giornalisti italiani non si ricordano nemmeno quello che hanno mangiato a colazione, questi, come dire, queste contraddizioni non gliele fanno notare, e poi lei, non avendo mai governato, è chiaro che può dire tutte le Sì, boiate che vuole e nessuno gliene va a Letizia, chiedere per conto. esempio, la sento poco, ma non l'ho mai incastrata in una troiata che ha detto, capito? Cioè, Ma te la riesce. dico io una, per esempio, te la dico io una plateale. Dio, patria e famiglia. Allora, lei di famiglia non ne ha. È una madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio, quindi se veramente qualcheduno imponesse Dio, padre e famiglia in un regime teocratico come quello che vuole lei, sarebbe una pubblica peccatrice. Ora, non è che io le sto a fare la morale, però questo ti dice il tipo di contraddizione tra le chiacchiere che Anche Marini, proferisce ai comizi e la realtà di una vita vissuta in modo completamente diverso rispetto alla morale e ai principi che sbandiera in pubblico. Lo stesso Salvini, Salvini. che capito? Che divorziato, separato, e poi viene a raccontare, a giurare sui figli, io sono il papà, la famiglia e tutte le troiate che, capito? Che dispensa a quelli coi corni sulla testa appuntita. Per cui ti ripeto, lei è una
che non ha mai lavorato, tanto per cominciare, è già stata al governo come ministro, è stata una giovanissima ministra di Berlusconi, no? E quindi non è che può dire io non ne so niente di questo casino, no. Innanzitutto ti devi assumere responsabilità perché le hai avute. Se c'è questo casino è colpa anche tua. Non è colpa tua quanto lo è di Berlusconi, di Tremonti e di tutti gli altri, però la tua fetta di responsabilità ce l'hai. Lei viene da Forza Italia, giusto? Beh, lei viene, sì, era... credo che venga ancora prima, insomma, non so, dalla destra, ecco, lei non so se era in Alleanza Nazionale, ma comunque il suo strato è quello lì, e così questo fascismo light che piace al generone romano, no? Alla piccola borghesia impiegatizia, parassitaria, quello è il suo strato, ecco. Beh, lei è seconda come gradimenti dopo Conte. E quindi per tornare alle sardine, tu, io non lo so, vedo questi epifenomeni un po' come dei corsi e dei ricorsi, no? Sono stati, non dico una cosa particolarmente originale, però dai girotondi, il popolo viola, insomma, questi fenomeni si sono sviluppati, poi così come si sono sviluppati, sì, si sono sgonfiati. Sì, sono fenomeni bottom-up, spontanei, lasciamo che siano. Sì, vuole stare lontano dalla politica. Poi l'altro giorno però leggevo che stanno già cercando di fare i candidati. No, ma se fai, insomma, se ti impegni a organizzare manifestazioni, a portare gente in piazza, è ovvio che volente, eppure anche nolente, un ruolo politico lo assumi, quindi... Cioè, non è che diventi necessariamente Masaniello, il Masaniello del XXI secolo, però chiaramente sul mercato elettorale vale qualcosa e quindi qualcuno ti si compra. Mettiamola, insomma, in termini un po' crudi. Lì. Tu dici che finiranno lì? Ma non tutti, sai, adesso è un marchio che va di moda, vedrai che nelle varie città cominceranno a cavalcarlo, finora sono stati dei ragazzi abbastanza sconosciuti, insomma, in un momento spontaneo, adesso, che ne so, a Pesaro per esempio oggi c'è stata una manifestazione, quella chiaramente non era spontanea, era stata organizzata, c'è chi dice dal vice sindaco, c'è chi dice da qualcun altro, ma insomma era una manifestazione senza le bandiere del PD, ma con le impronte digitali abbastanza visibili, ecco. Ma per carità è del tutto legittimo, non è che me ne faccio, che mi scandalizzi una cosa del genere, dico semplicemente che così è interessante vedere come in un'arena politica dove il PD non è che faccia faville, sto Zingaretti un po' non entusiasma, mettiamola così, dai. E quindi laddove si crea un vuoto, qualcuno lo riempie con più verve. Insomma, dove va a finire non lo so, non penso che questo riporti il PD al 30%, per capirci. No, si estinguono. Adesso io non è che ho trovato divertente questa accusa a Prodi, trovo divertente comunque queste manifestazioni. Ragazzi, fra l'altro, sono simpatici, sono carini, articolano bene la cosa. Sì, per carità, poi, cosa vuoi di fronte a questi sovranisti? Sono proprio beceri. Cioè, sì. Sì, lo so. L'altra cosa però che rischiano, questo me l'ho notato, proprio vedevo il video di questa manifestazione stasera a Pesaro, e hanno però la tendenza a mettere, diciamo, per contrapposizione, a mettere in risalto il problema dell'immigrazione e di mandare il messaggio apriamo le frontiere, e quello secondo me è uno sbaglio abbastanza evidente, perché se battono su quel chiodo fanno un favore a Salvini e alla Meloni.
perché c'è poco da fare. Il discorso immigrazione in Italia non è popolare. Non va. La gente preferisce la linea dura e quindi... Non va. Comincia a fare questi discorsi così, un po' retorici, un po' buonisti, un po' alla carla, ti spari sui piedi. E uno come Minniti l'aveva capito. Zingaretti non ci arriva, infatti ha rilanciato lo Ius Soli e quello, scusami, non lo Ius Soli, lo Ius Culture, e quindi quello sicuramente è un modo facile e sicuro per suicidarsi politicamente al giorno d'oggi. Per quanto non sia niente di grave di per sé, però non solo... No, ma non è, diciamo così, non è l'atmosfera giusta questa. No. E se proprio lo vuoi cavalcare, vuoi fare quella proposta, devi spendere una marea di tempo, di impegno, di energie a spiegarla per bene, perché cioè, la gente non la digerisce facilmente. Devi portare due camion di Alka-Seltzer a ogni comizio, se vuoi illustrare roba del genere. Va bene, Fabio. Ok, ciao Alberto. Ciao, grazie. Ciao. Fai buone cose. Ciao.